Allora, ciao a tutti, benvenuti alla presentazione della Coppa America, COM 58, la Coppa America dal dopoguerra ai giorni nostri, che è il libro scritto da me, edito come pubblicazione indipendente e che tratta della Coppa America dal 1958 ai giorni nostri. Il libro potete trovarlo sia in ebook che in formato cartaceo su internet, è acquistabile su internet oppure altrimenti contattandomi se avete bisogno, che magari non so, non acquistate su internet oppure non avete disponibilità di leggerlo in ebook. E quindi praticamente ripeto, c'è in due formati, sia in ebook che è recentissimo, sia in cartaceo. La lunghezza è di 125 pagine, quindi non è un volumone, è un libro piuttosto smilzetto, ecco, comunque è un formato americano che quindi è di 15 centimetri per 13 ed è, diciamo così, di agevole lettura. Infatti si tratta di un saggio divulgativo e ha quindi all'interno una cornice narrativa che permette la descrizione degli eventi in maniera scorrevole. Quindi voi troverete praticamente la prefazione nel libro e poi sarete inseriti all'interno di questo trofeo che è quello della Coppa America, che è un trofeo velistico. Si tratta infatti di un libro su il trofeo più antico al mondo di vela. E in generale il trofeo sportivo più antico al mondo, la Coppa America. La Coppa America si chiama così America perché deve il nome alla goletta America che per prima vinse questo trofeo che sicuramente avrete visto probabilmente in televisione quando la disputano, che è a forma di caraffa ed è sembra una caraffa. Io scrivo nel libro che è appoggiata sopra una Cock and Bush, sapete, profiterol, quella montagna così, che sembra un profiterol rovesciato. Per più o meno ricordarvi, se per caso l'aveste vista, per richiamarlo alla memoria. E quindi quella è una coppa di argento che tra l'altro ha subito un incidente a Nuova Zelanda nel corso degli anni 90 perché un Maori ha provato a distruggerla con un martello, entrando nello yacht club dove era custodita e nascondendo il martello si è avventato contro la vetrina che la conteneva e ne ha provocato delle ammaccature. La coppa è stata poi rispedita diciamo così, alla persona che la, diciamo, non la persona, agli orafi che l'avevano forgiata ed è stata ricostruita. Cioè, più che ricostruita, in realtà penso che sia stato sufficiente riparare i bozzi, no? Quindi forse scaldando sono riusciti a ripristinare la forma originale. Diciamo così, è ovviamente un trofeo che ha una storia lunghissima che parte dal 1851 e che ha subito un'interruzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti la edizione del 1939 non è stata disputata perché era già in corso la Seconda Guerra Mondiale è ripresa solo nel 1958, per questo che si parla di COAM, quindi Coppa America COAM 58, perché è ricominciata nel 1958, dopo 13 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è stata nel 1945. Quindi la trovate con il mio nome, Elettra Nicodemi, e con la sigla COAM, Coppa America 1958, che è diventata una specie di acronimo COAM 58.
Poi c'è il titolo per intero che è La Coppa America e il sottotitolo Dal dopoguerra ai giorni nostri. Il libro è stato scritto l'anno scorso, nel 2019, e non avendo trovato una grossa casa editrice che fosse interessata alla pubblicazione, l'ho deciso di pubblicarlo in maniera autonoma con la pubblicazione indipendente e perciò in realtà sto anche cercando un editore che sia interessato sia a produrre il seguito che a non so, prendere in carico anche questo libro di cui si potrebbe fare una sceneggiatura, perché, ripeto, la cornice narrativa interna, quella della zia e della nipote, è interessante perché piano piano tira via e riavvolge tutta la storia dall'interruzione fino ai giorni nostri. Un po' prima dei giorni nostri, perché come sapete si disputerà la 36esima Coppa America nel marzo prossimo, nel 2021, e ripeto, il libro è stato scritto l'anno scorso, io ho finito di scriverlo nel mese di luglio. E quindi alcune cose ancora non si sapevano. Per esempio, la luna rossa della 36esima edizione è stata varata ad ottobre, e perciò già da questo potete intuire che le cose proprio più di cronaca, più attuali, non ho potuto reperirle, non sono presenti. La mia idea sarebbe quella di fare, diciamo così, un seguito che prenda in carico la storia della Coppa America dal 1850 all'interruzione per la seconda guerra mondiale, quindi fino all'ultima che fu disputata nel 1937, perché appunto quella del 39 non fu fatta, e che poi ricolleghi anche la parte della 36esima edizione, quella che sarà disputata il prossimo anno. E ci sono tante cose da dire sulla Coppa America, tantissime, tant'è che nel libro risulta una vera e propria storia ecco, nella seconda parte sembra quasi diventi una storia di famiglia, una cosa che mette in relazione a questa zia e questa nipote che va a trascorrere una parte delle vacanze estive da lei e che questa bambina sente raccontare la storia della Coppa America da sempre e si ricorda alcuni particolari, per esempio come quelli su Plastic Fantastic nel sentire la zia che legge il manoscritto, le chiede come mai non ha inserito alcuni particolari. Questa forse è la scena più significativa che apre la seconda parte del libro. La prima parte è strutturata invece in 15 capitoli che hanno un numero di battute regolare, nel senso che in ognuno di questi capitoli c'è lo stesso numero di caratteri per dare una unicità al libro, quindi diciamo così per caratterizzarlo in maniera disciplinata e più comprensibile, diciamo così una tecnica narrativa, e che racconta ripeto varie cose. Inizia con il VIM, che è una barca che in realtà non ha mai partecipato alla Coppa America, però è servita da barca lepre per le edizioni seguenti, alla ripresa della Coppa America dopo l'interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale. Cosa significa barca lepre? La barca lepre è la barca che serve per gli allenamenti delle altre barche che sono state costruite sul modello di questa del VIM. Ecco, a me interessava in maniera particolare anche scrivere questo libro, anche per il motivo che praticamente avevo sentito in varie occasioni parlare del fatto che le barche di ora che disputano la Coppa America e che in realtà all'epoca quando ne sentivo parlare non ne esistevano ancora perché questi monoscafi volanti sono assolutamente nuovi e sono stati richiesti dallo yacht club neozelandese detentore della Coppa per la 36esima, quindi il Defender ha deciso che tipo di imbarcazione avrebbe voluto e ha così
diciamo, lanciato questa, diciamo, come si potrebbe dire, questa sfida. Poi in realtà chi lancia la sfida sono le squadre sfidanti, infatti la squadra sfidante si chiama Challenger. La Coppa America infatti è una di quelle competizioni che si svolge, match race, ed è fatta da solo due barche. In realtà non c'è secondo, c'è solo un vincitore, perché la competizione è fra due. E questo deriva da, stando a quello che è riportato in tutti i libri di storiografia sulla Coppa America, di cronaca sulla Coppa America, deriva dal fatto che durante la prima disputa di questa gara, di questa regata, si parlava, cioè, diciamo così, la regina d'Inghilterra, della Gran Bretagna, chiese chi è secondo, chi sta arrivando secondo, e la persona che era nella barca con lei disse: stamattina non c'è secondo, sta vincendo America. E infatti diede un buon distacco sul secondo classificato, che era il Captain Aurora. E perciò questa, diciamo così, è la storia che portò al fatto che la Coppa America si disputa con solo due barche. Oggigiorno è già da un pezzo a questa parte. Perciò, perché dicevo prima, gli sfidanti sono quelli che vogliono portarsi a casa la Coppa? Perché può essere che più di uno yacht club decida di sfidare lo yacht club detentore. Quindi che cosa succede? Sì, dal 1983 è stata istituita un trofeo, una coppa interna alle regate della Coppa America, che era chiamato Louis Vuitton Cup, e poi da ora si chiama invece Prada Cup, perché dal 2017, dall'edizione scorsa, è sotto lo sponsor di Prada, che è lo stesso sponsor insieme a Pirelli ed altri che porta in acqua Luna Rossa, la barca italiana. Per la 36esima edizione sono tre le barche che sfidano, che sfidano il Defender. Il Defender è quello neozelandese, Emirates Team New Zealand, e queste tre barche che sfidano il Defender sono tre yacht club differenti, ovviamente, uno italiano, uno della Gran Bretagna e uno americano. Dicevo, per l'Italia c'è Prada con Luna Rossa, per invece la Gran Bretagna c'è Ineos Team UK, e per l'America c'è American Magic. Quindi queste tre barche sfidanti sfideranno tra di loro con la Prada Cup per decidere quale sarà la barca che andrà poi a competere per la Coppa America vera e propria, e che quindi scenderà in acqua in Nuova Zelanda con il Emirates Team New Zealand, e si proverà a vincere, a portare a casa la coppa, a toglierla ai neozelandesi, che ce l'hanno già anche dalla volta precedente. E praticamente ecco, il libro è, io credo, interessante, perché usa un filo conduttore, che è quello del Vim, per una buona parte fino agli anni 70. Poi racconta i grandi eventi che hanno segnato la Coppa America, come per esempio l'entrata in campo della Australia con Bondi, che voleva dare un significato particolare probabilmente alla vittoria della Coppa America, ritenendo che vincendo la Coppa America si sarebbe portato molto turismo in Australia, e la sua città Perth aveva davvero bisogno di portare nuove persone tra le sue fila. Infatti lui era un costruttore e stava investendo molto nella sua città Perth. Parallelamente portò avanti la campagna di Coppa America
per vincere la coppa al Newport Yacht Club, lo yacht club che tenne la coppa per 132 anni. Consuetudine dell'ultimo periodo a parte, del periodo più recente, ecco, una volta la Coppa America si teneva non ogni 4 anni come si tiene ora, bensì si teneva quando uno yacht club decideva di scendere in acqua e portarsi a casa la coppa. Quindi praticamente succedeva che uno yacht club lanciava la sfida proprio al Newport Yacht Club, perché è stata del Newport Yacht Club per un bel po', per 132 anni, dal 1851 quando la vinse in Inghilterra fino al 1983, che se la portò via Australia II. E beh, insomma, è una storia molto avvincente, invece con anche Ted Turner, con la Citizen Cup, che è la coppa, diciamo, interna che veniva disputata fra le varie barche che avrebbero potuto competere per andare a sfidare il Newport Yacht Club, sempre fra barche americane. E quindi, insomma, è davvero una storia piena di eventi, cioè, ci sono cose che lasciano a volte strabiliati, perché lo spirito della Coppa America è lo spirito di investire tanto e specialmente di portare avanti una forte innovazione, quindi di trovare la barca nuova, la barca giusta o anche solo una piccolissima innovazione che sia nuova rispetto al passato, no? Dico un'innovazione tecnica, ecco, un'innovazione di ingegneria nautica che permetta di far andare la barca più veloce rispetto all'altra, quindi a quella dello yacht club detentore. Oppure anche alla rovescia, cioè che lo yacht club detentore cerchi sempre di trovare la barca più veloce, la barca migliore per continuare a difendere e tenersela all'epoca, per esempio a Newport, dato che è stata là per 132 anni, e per poi andare in Australia. E quindi io non posso fare altro che consigliarvelo di vero cuore, perché l'ho scritto io, perché a me questa storia piace moltissimo e mi sono divertita molto nello scriverlo, così come nel fare ricerca. Tutte le informazioni che sono contenute di storiografia della Coppa America sono vere, che io le ho trovate in altri libri, le ho trovate in archivi, su siti internet, le ho verificate incrociandole con diverse fonti, e quindi posso dire che sono vere, perché sono tutte cose che assolutamente non mi sono inventata nulla, a parte la cornice narrativa, che quella serve per appunto dare una struttura al saggio più narrativa, più comprensibile, più divulgativa, e per coinvolgere il lettore e tenerlo attaccato fino all'ultima pagina. Con questo io ringrazio tutti i presenti e chiudo questa presentazione. Vi ricordo che il libro è disponibile in versione cartacea e in formato ebook, e insomma è scritto bene, non è che sia un mattone, io ripeto, ve lo consiglio, perché è godibilissimo proprio dal punto di vista della scrittura, così come dal punto di vista della storia. Mi piace però chiudere con una riflessione che deriva da questo periodo contemporaneo, no? Cioè, al giorno d'oggi siamo tutti più o meno, credo tutti all'incirca, sui social, o comunque tutti usiamo informarci non solo attraverso i giornali, ma anche attraverso i siti internet delle varie compagnie che magari fanno portano avanti una squadra, in questo caso, o che hanno un loro business.
quindi io a me piace riflettere, io suggerisco questa riflessione sul fatto che una volta, fino a forse una decina d'anni fa, le cose, come anche gli eventi sportivi, si seguivano forse solo nel momento in cui venivano disputati, quindi nel caso della Coppa America solo nel momento in cui le barche scendevano in acqua o più o meno all'incirca quel periodo, magari c'era chi voleva seguire la Coppa America anche durante la Louis Vuitton Cup. Anche lì ci sarebbero varie cose da dire per essere più precisi, cioè che Prada nel 2000, cioè la Louis Vuitton nel 2010 non fece la Louis Vuitton Cup, che per alcuni anni non sponsorizzò questo trofeo interno perché per vari motivi, tra cui anche il fatto che stava seguendo altri trofei sempre nell'ambito bellico, suppongo, e cioè sì, erano trofei nell'ambito bellico, però credo, ecco, che i motivi fossero di questo tipo, se non anche per varie, ecco, vorrei solo accennarlo in questo caso, per varie dispute legate a quello che fu poi il Dead or Gift del 2010, che vede una competizione particolare, quella tra solo due barche senza nessun altro sfidante, perché ci furono dei problemi riguardo alla attendibilità di uno yacht club che fu messa in discussione da Oracle e da Larry Ellison, che è la persona che porta avanti il team che portava avanti, quest'anno non c'è, il team di Oracle. E quindi, ecco, la mia riflessione è legata al fatto che negli ultimi due lustri noi seguiamo gli eventi sportivi anche nel momento in cui li stanno organizzando, e che quindi c'è una gran voglia di sapere le cose proprio nel mentre in cui vengono realizzate, vengono prodotte. E perciò anche avrete visto che l'appassionato di Coppa America avrà seguito anche la costruzione delle barche e tutto quello che è l'intorno, no? Quindi il team, le personalità, le persone, le persone influenti, e così è un po' diverso rispetto al passato, e perciò forse per anche per riuscire a seguire una cosa che è così coinvolgente attraverso i social, attraverso tutti i loro canali, forse è interessante anche leggere un libro sulla storia della Coppa America, che sia divulgativo, che sia, credo, ben fatto e che sia di agile lettura. E perciò io vi mando questa passione per la Coppa America, sperando che possa essere contagiosa. Ciao, grazie a tutti, un bacione, ciao!